Bene, abbiamo qui Vittorio Rigotti di Api Veneto Fidi, che al di là di avere delle idee precise, ben chiare sullo sviluppo dei confidi, ha fatto quello che finora non è stato fatto. Ha fatto un primo passo, una rete di confidi che sarà aperta successivamente ad altri soggetti, ad altri operatori, per affrontare sia la crisi sia le criticità organizzative imposte dalla normativa. Ce ne parla? Certo, volentieri. Buongiorno intanto. Buongiorno. La rete si chiama Rete Fidi Nord-Est, è nata fra due confidi vigilati del Veneto, di Vicenza precisamente, appartenenti a due tipologie di mercato diverse, il mercato chiamiamolo artigiano e il mercato dell'impresa, piccola e media impresa più strutturata. Nasce come risposta di un sistema che si sta interrogando sul suo futuro e come risposta concreta per cercare di mettere insieme le forze e trovare delle strade possibili, concrete, per governare questo cambiamento in cui il nostro sistema è inserito e che porta proprio al rafforzamento, alla rivisitazione del business e del mercato presidiato dai consorzi e dalle cooperative di garanzia Fidi a fianco delle imprese. Consorzi e cooperative che sono comunque un anello importante, insostituibile direi, nell'ambito del rapporto fra imprese e sistema finanziario. Teniamo conto che il sistema dei confidi italiani, un sistema che con tutti i difetti che ha ci invidiano all'estero, è l'ultimo baluardo di difesa della piccola impresa ed è svolge un ruolo che nessun altro operatore ora sul mercato svolge. Bene, ottimi. Abbiamo quindi due novità. Primo, una rete di confidi che è partita. La seconda novità è che sono due confidi di origine diversa. Certo. Un'origine imprenditoriale, Api Veneto Fidi. Imprenditoriale, piccola e media impresa più strutturata. Certo. E Artigian Fidi Vicenza. Impresa micro, industria, diciamo artigianale. Certo. Perfetto. Ottimo, allora in bocca al lupo. Grazie. Per questa nuova attività e ci risentiamo penso l'anno prossimo. Grazie. Con una rete ancora più vasta. Speriamo di sì, grazie. Grazie, grazie a voi.